Ciao ragazzi, ciao Scanari Bella V. Allora, un'iscrizione subito al canale, ragazzi. Iscrivetevi al canale, fatemi crescere. Il canale è un po' fermo e quindi c'è bisogno di farlo crescere. Quindi subito un'iscrizione al canale di Bella V per vedere i video sul bar e sulla serie B. Pochissimi fanno video sulla serie B. Tutti parlano di questa serie A noiosa. Sei tifoso del Bari? Sei tifoso di altre squadre? Di serie B, io faccio il punto settimanale sulla serie B, sono l'unico su YouTube italiano che fa il punto sulla serie B, quindi iscriviti al canale e fammi crescere, please, un'iscrizione. Ok? Faccio anche video sulla serie A, sulla Champions League, ci mancherebbe, sulle news di calcio, anche su altro, a volte sul cinema, però un po' il focus del mio canale rimane la serie B e in particolare il Bari. Bari Catanzaro, ragazzi, arriva Caserta al San Nicola e con lui arriva l'ex Polito. Seconda parte del video su Polito. 3-5-2 di Caserta, c'è l'ex Cutsupias che ha giocato l'ultima. Petriccione, Biasci, La Mantia o può giocare titolare o meno. Un 5-3-2, scusatemi, 5-3-2 abbastanza arretrato. L'ultima col Modena di Bisoli, loro hanno pareggiato all'89esimo. Una squadra che soffre di pareggite, che può essere considerata un bonus, un plus o un minus, dipende. Fatto sta che arriva un Catanzaro al San Nicola di Caserta un po' zoppo. Possiamo dirlo? Mai sottostimare o non dare credito all'avversario, però questo Bari viene da 5 risultati utili, 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime, invece loro nelle ultime 4 gare hanno fatto 3 punti con una sconfitta. L'ultima l'hanno pareggiata in casa all'89esimo, ripeto, contro il Modena di Bisoli. Insomma, con questo di Catanzaro di Caserta, il Bari deve spingere sull'acceleratore. Non dico di partire in seconda, ma di partire in quarta. Di partire in quarta. Se andiamo a vedere le statistiche, diciamo che loro concedono, hanno fatto 0,9 gol a partita, noi 1,3. Loro con 4,3 tiri fuori dalla porta, noi 6, quindi tiriamo di più, noi segniamo di più. Gol concessi 1, quindi sono comunque attenti sulla parte difensiva. Sappiamo che 5-3-2 di Caserta dovrebbe avere un approccio un po' più difensivo rispetto all'anno scorso di Vivarini. Cartellini siamo in vantaggio noi, però in generale quello che emerge dalle statistiche è una maggiore propensione offensiva del Bari e questo lo sappiamo, abbiamo addirittura una media di gol fatti a partita superiore a Catanzaro, che pure diciamo Iemmello, loro hanno Iemmello in avanti, può darsi che sia infortunato, non lo so. Non so il Bari da cosa ripartirà, il Bari ripartirà dal Bari come sempre, domani dovrebbe esserci la conferenza stampa di Longo, visto che si gioca venerdì in serale, è partita un po', non so se riuscirò a vederla perché forse è un impegno, però questo non è un buon motivo per non iscrivervi al canale. Voi iscrivetevi comunque, ok? Polito, ragazzi, il grande ex. Allora, ora le parole di Polito vanno sempre prese un po' con le pinze, tutto in questo periodo. Sappiamo che è stato molto amato a Bari, ha amato molto il Bari, ha dato tanto e lui può darsi che pensi che non gli è stato restituito quello che lui ha dato. Ma io sono un politiano, amici del Catanzaro, io sono un politiano, per me Polito è bravo, bravo, ha sbagliato, può succedere che una sessione di mercato la sbagli, che è quella invernale di quest'anno, no? Del 24 ha sbagliato la sessione invernale 24, ha comprato l'anno scorso un sacco di brocchi, non sappiamo le situazioni contestuali, anzi un po' le sappiamo perché uscivamo da una annata in cui abbiamo sfiorato la Serie A e quindi è stato difficile rimettersi anche in campo. Lui parla un po' col dente avvelenato perché Bari è stata la sua chance importante, è andato a Catanzaro che certo è una squadra che in Serie B sono un paio d'anni che
va bene, viene da una promozione dalla C e l'anno scorso ha offerto spettacolo, bisogna dirlo. Molti sono partiti perché è partito Magalini per venire da noi, è partito Vivarini per andare, l'ex tecnico per andare a Frosinone e sta avendo problemi là. Insomma, se partono tecnico e DS, Storia Napoli insegna, l'anno dopo sono un po' di problemi. Mi dispiace per Polito che se la sia presa perché a Bari ha avuto chance importanti. L'anno scorso hanno combinato un casino cambiando 2000 allenatori. Non si può andare avanti così, non si poteva andare avanti. Secondo me il cambio va accettato. Il Bari quest'anno è un Bari che, diciamo, sta facendo vedere delle cose, ci sta facendo un po' respirare quest'anno, ecco. Io forse venerdì purtroppo non so se riuscirò a vedere la partita, purtroppo perché sarà una grande partita sicuramente in parterre a San Nicola, prima serata, insomma, sarà una grande partita. Aspettiamo Longo, io mi aspetto Sibilli, Lasagna, Falletti, parliamoci chiaro, questo è il trio che giocherà con Maita, Benali, vediamo se rientra Maiello, poi c'è Oliveri e Dorval che ormai giocano, Bantovani, Vicari e Puccino, non so se Simic si sia rimesso in sesto. Mi aspetto un grande Bari, no, ce lo aspettiamo, è normale che da tifosi uno si aspetti la propria squadra che vada bene, no? Vada bene, vada alla grande. Lasagna è intoccabile perché è un giocatore di nome e di peso. E niente, ragazzi, vediamo un po' come si mette. Loro fanno molti pareggi, attenzione, perché sono specialisti del pareggio in Serie B. Mi sembra che abbiano il record di squadra che ha più pareggiato in Serie B in questa sessione. Cioè in questa stagione, scusatemi, e insomma riparte il calcio, adesso avremo tante partite da vedere, perché sicuramente è così. Fatemi sapere cosa ne pensate, forza Bari sempre, non mi fate dire di più, non mi fate dire di più, commentate, se qualcuno sarà allo stadio fatemelo sapere, commentatemi, mandatemi i vostri video, soprattutto della curva, che sono sempre, sempre tanto apprezzati. Forza Bari, ci sta bella via.